Di Prato TG, a tutti buonasera. Siamo a ridosso dell'apertura delle scuole, abbiamo fatto un viaggio in quelle superiori, c'è tutto, ci sono i banchi, ci sono le attrezzature, manca solo una cosa che certo non è marginale, gli insegnanti. Alessandra Grati. Manca pochissimo alla prima campanella, con una situazione paradossale. Nelle superiori pratesi ci sono i banchi e tutta l'attrezzatura anche per le nuove aule, ma quelli che mancano, in troppi casi, sono i professori, con il risultato che in quasi tutti gli istituti si partirà con un orario ridotto e provvisorio. L'avevamo detto anche quando abbiamo incontrato il ministro, che noi stavamo facendo la nostra parte, che è quella relativa all'edilizia, la stavamo facendo fino in fondo e che avevamo la preoccupazione che appunto ci saremmo trovati con nuove aule, ma averle vuote perché mancavano i professori. Purtroppo questa previsione si sta realizzando. Un problema, quello degli orari, che grava anche sul trasporto pubblico. CAP ha pubblicato soltanto l'orario delle corse scolastiche per la prossima settimana, in attesa di avere il quadro completo di ingressi e uscite di tutte le scuole superiori. Intanto però il 14 settembre gli studenti troveranno in classi i banchi monoposto, e non quelli con le rotelle, cattedre e armadietti nuovi. Con oggi è stata fatta l'ultima consegna degli arredi scolastici richiesti dalla provincia per gli istituti superiori. 600 banchi, 700 seggiole, armadi e poltrone per le cattedre, per un totale di 130.000 euro di investimenti. In questo momento non ci sono notizie sul territorio, né da parte nostra né da parte della Protezione Civile, sull'arrivo dei banchi del commissario Arcuri, quelli comprati dal governo, i cosiddetti banchi con le rotelle. Ciò nonostante noi eravamo preparati, perché questo lavoro di rinnovo dei banchi è un lavoro che facciamo ogni anno, soprattutto in un anno come questo, dove da lunedì prossimo ci saranno a disposizione ben 40 nuove aule che la provincia ha realizzato per gli istituti della Scuola Superiore Pratese, che sta crescendo e che noi vogliamo accompagnare. Nelle ultime 24 ore 11 nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato. Intanto viene a galla un'inchiesta su un laboratorio a cui la ASL Toscana Centro, così come le altre aziende sanitarie della regione, avevano affidato l'analisi dei tamponi. Vi raccontiamo di che cosa si tratta. Su e giù come un'altalena, il numero dei tamponi positivi al coronavirus riscontrati a Prato segue un andamento ondeggiante: 14 mercoledì, appena 2 ieri, di nuovo in doppia cifra oggi, 11 per la precisione. Numeri che ancora non fanno scattare il campanello d'allarme, ma che comunque invitano ad usare la massima prudenza, soprattutto alla vigilia del ritorno a scuola. Il dato si ricava dal bollettino della regione, che parla di 147 nuovi casi in tutta la Toscana nelle ultime 24 ore. E intanto viene a galla oggi un'inchiesta della Procura di Firenze sulla capacità di un laboratorio di analisi cliniche con sede a Firenze di effettuare i test per il Covid durante il lockdown, nonostante la carenza del reagente necessario a processare i tamponi. Per l'esame, il laboratorio, riconducibile a una società attiva nel settore della diagnostica, incaricato dalle ASL di analizzare fino a 3.000 tamponi al giorno tra aprile e luglio, valore della partita 10 milioni di euro, avrebbe usato un reagente non conforme a quello previsto dal contratto. Per questo il legale rappresentante e il direttore del laboratorio sono stati interdetti, il primo dalla possibilità di concludere contratti con la pubblica amministrazione, il secondo dall'esercizio della professione di direttore del laboratorio. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura. Le indagini, affidate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, avrebbero accertato che il reagente utilizzato, a dispetto di quanto previsto dal contratto, non era validato con marchio CE, ma destinato esclusivamente alla ricerca. Il risultato dei tamponi non sarebbe stato falsato. I consulenti incaricati dalla Procura di verificare il risultato degli esami avrebbero confermato che gli esiti positivi e negativi rispondevano alla realtà delle condizioni di salute dei pazienti. L'irregolarità contestata dunque è solo contrattuale, per aver fornito prestazioni non in linea con i termini del contratto. A spingere la ASL Toscana Centro e le altre ad esternalizzare il servizio era stata la difficoltà a reperire il reagente necessario all'esame dei tamponi. La facilità con cui il laboratorio finito sotto inchiesta processava tutti i giorni le migliaia di tamponi ha convinto gli investigatori a verificare l'esatta rispondenza tra quanto chiesto dalle aziende sanitarie e quanto fatto dagli affidatari del servizio.
Montemurlo ha voluto ringraziare con una serata speciale ieri sera a Villa Giamari coloro che hanno combattuto e stanno ancora combattendo in prima linea contro il coronavirus. Claudio Vannacci. Montemurlo ha voluto dire grazie con una serata speciale celebrata ieri sera nel parco di Villa Giamari a chi ha lottato e sta ancora lottando contro il Covid-19, in particolare a chi non si è mai tirato indietro ma ha sempre messo a disposizione della comunità il proprio tempo e il proprio impegno, dai medici ai pediatri del territorio, dagli operatori sanitari al personale dell'RSA di Cicignano, fino alle forze dell'ordine, ai volontari del sistema comunale di protezione civile, alle associazioni del territorio che a vario titolo hanno lavorato per la comunità anche nei mesi più bui e difficili dell'emergenza sanitaria. Sì, è una serata questa la quale come amministrazione comunale abbiamo tenuto tanto, abbiamo voluto fortemente perché ovviamente questo 2020 è stato un anno difficile, un anno che ha richiesto l'impegno, il senso di responsabilità di tutti e ovviamente ha visto però anche l'impegno e la dedizione di tante persone nel cercare di affrontare al meglio questa situazione e di aiutare le persone che purtroppo sono andate in difficoltà. Quindi una serata dedicata a chi ha voluto dare il proprio tempo agli altri. La serata è stata aperta dalla proiezione di un documentario, Montemurlo Lockdown, realizzato da Marco Perrotta e Martino Areniello, un cortometraggio che racconta per immagini la Montemurlo dei lunghi mesi di isolamento con le strade vuote, le fabbriche e i negozi chiusi e soprattutto un grandissimo silenzio. Deve scontare 5 mesi e 22 giorni di carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti il marocchino di 49 anni arrestato dalla polizia nel primo pomeriggio di ieri. L'uomo è stato fermato nella zona del soccorso mentre si aggirava in modo sospetto, in un modo che dunque ha attirato l'attenzione degli agenti di una volante impegnati nel controllo del territorio. Fermato e identificato è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 28 agosto scorso dalla procura. Il marocchino, a carico del quale era stata sospesa la detenzione in carcere, è stato di nuovo rinchiuso in una cella della Dogaia. I fatti che hanno portato alla condanna risalgono al 2018. Una frana si è staccata dalla parete che costeggia la strada provinciale 2 tra Luiciana e Mercatale di Vernio. Siamo in Alta Val di Bisenzio. È successo intorno alle 19.40 di ieri. Per fortuna nessuna auto è rimasta coinvolta. Due in particolare i massi più grossi precipitati sull'asfalto. Uno più vicino al ciglio della montagna, il secondo invece proprio in mezzo alla carreggiata. Il tratto interessato è quello che si snoda in prossimità del Carigiola. È stato dato subito l'allarme per far rimuovere il materiale franato dalla strada e mettere in sicurezza il versante della montagna. Partiti i lavori per realizzare il polo sportivo di Via Galcianese che sarà al servizio delle scuole Marconi e Rodari e in orario extrascolastico anche di altre discipline sportive. Eleonora Barbieri. Due anni a partire da questo mese e il polo scolastico di Via Galcianese avrà finalmente una palestra utilizzabile anche dalle società sportive di ginnastica, basket, pallavolo, pallamano e calcio a 5. I lavori sono appena iniziati nel terreno tra il Rodari e la piscina. Hanno effettuato un primo sopralluogo il sindaco Matteo Biffoni e il presidente della provincia Francesco Pugelli. La struttura polifunzionale infatti è frutto della sinergia tra i due enti partita dai 2 milioni di euro di finanziamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Si sono aggiunti quindi altri 3 milioni di euro per trasformare una semplice palestra scolastica in un piccolo palazzetto dello sport che insieme alla piscina e all'altra palestra utilizzata dalle scuole Buricchi trasformerà quest'area in un polo sportivo. Da tanti anni il polo scolastico aspettava una risposta. Abbiamo avuto questi 2 milioni di euro di finanziamento da parte del Ministero. La provincia e il Comune di Prato ci hanno messo del loro per realizzare questa che sarà una piccola cittadella dello sport che arriverà a dare una risposta da tanto attesa a questo polo scolastico ma anche al resto della città. La struttura, che ha una superficie coperta pari a circa 3.900 metri quadrati, è costituita da due palestre adiacenti ma realizzate in modo da consentirne una divisione funzionale tra le aree e con impianti e spogliatoi indipendenti.
La prima palestra, che ha una tribuna per 500 spettatori, è di proprietà della provincia e sarà a uso del polo scolastico. Nel resto della giornata potrà essere utilizzata per allenamenti e partite di basket, pallavolo, pallamano e calcio a 5. La seconda palestra ha un ballatoio che può ospitare 100 spettatori, sarà di proprietà comunale e verrà utilizzata per la ginnastica e durante l'orario scolastico dagli studenti. Quando tutto sarà a regime, credo che la città, con un investimento fra l'altro importante, 5 milioni, avrà davvero un luogo dello sport assolutamente efficace e le scuole finalmente avranno la loro palestra. Inaugurata al Centro Pecci la mostra intitolata Vuoto, dedicata ai 25 anni di carriera dell'artista Jacopo Benassi, ancora Eleonora Barbieri. Ci sono 25 anni di carriera nel mondo della fotografia e un omaggio al distretto tessile pratese nella prima personale in un museo dedicata all'artista spezzino Jacopo Benassi, inaugurata al Centro Pecci. Curata da Elena Magini e visibile fino al 1° novembre, la mostra si intitola Vuoto, parola che sottolinea il desiderio del fotografo di mettersi a nudo tirando fuori da sé tutto, il suo studio, i suoi strumenti, il panorama creativo che l'accompagna nella gestazione del lavoro in un percorso di autoesposizione pubblica. Una mostra potente, una mostra che credo non lascerà indifferenti i nostri visitatori, perché presenta 25 anni di carriera di un artista estremamente energico nell'affrontare temi che sono temi cruciali del nostro presente, come quelli dell'identità, del corpo e del genere. Sono temi su cui secondo me oggi si sta compiendo davvero una sorta di rivoluzione, perché il modo in cui l'identità oggi viene percepita, rappresentata, performata sta cambiando completamente. In mostra vengono presentate anche opere inedite legate all'interesse di Benassi per l'editoria e la produzione di libri. Proprio da un lavoro editoriale in via di pubblicazione nasce la serie The Belt, progetto sul distretto industriale di Prato in collaborazione con l'archivio Manteco, che oltre a essere esposto è protagonista anche delle affissioni pubbliche in città nei giorni precedenti alla mostra. Benassi ha cercato di interpretare questo aspetto così forte dell'identità pratese legata proprio all'attività del tessile. Questo è il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, arrivederci.